Con la restaurazione, i grandi d'Europa hanno cercato di riportare indietro le lancette della storia. Un complesso di stati e alleanze artificiali domina il continente. Ma la storia non si può fermare. Con il ritorno dei diversi regnanti, sulla penisola italiana cala la pesante cappa della censura e del controllo della polizia. Il primo obiettivo di tutti i governanti tornati sul trono è uno solo: stroncare sul nascere tutti i movimenti di opposizione. Le idee liberali e democratiche sono bandite dai circoli intellettuali e dai giornali, anche se a volte qualcosa sfugge all'occhio della repressione. Il Conciliatore, rivista nata a Milano sotto il controllo austriaco nel 1818, è un esempio di questo pensiero libero. Fra le sue pagine sono discusse il progresso, l'economia e il diritto, in un misto di illuminismo e romanticismo. Ma poco a poco gli austriaci iniziano il loro lavoro di censura. In segno di protesta, la rivista viene stampata con sempre più pagine bianche per segnalare gli articoli malvisti e censurati. Un anno dopo, nel 1819, il Conciliatore cessa di uscire. Quando la repressione e la censura non permettono aperte critiche al sistema, la risposta diventa una sola: agire nell'ombra. Sempre più società segrete e organizzazioni clandestine nascono in questo periodo. Gruppi di liberali, democratici e nazionalisti si riuniscono lontano da occhi indiscreti. Da una delle più antiche società segrete, la massoneria, si prendono alcuni elementi fondamentali: simbologia, rituali e codici di comportamento. Importante è la struttura delle società segrete, definibile a compartimenti stagni, così che, nel caso in cui una cellula venisse scoperta, il resto dell'organizzazione sarebbe rimasta al sicuro. Le società segrete non sono solo un fenomeno italiano, ma europeo. Polonia, Grecia, Germania, Spagna e Francia hanno tutti le loro organizzazioni segrete. In Italia sono tre le società principali: la Federazione Italiana, la Delfia e la più attiva organizzata, la Carboneria. La Carboneria, nata nel sud della penisola, si diffonde nel nord, in Francia e in Spagna. Promuove le libertà civili, il diritto dei popoli a partecipare al governo e gli ideali di unità e indipendenza nazionale. È dotata di tre gradi gerarchici: apprendisti, maestri e gran maestri. Per mantenere la sicurezza e per evitare una fuga di notizie, le informazioni vengono rivelate poco a poco ai nuovi membri. A volte, persino gli obiettivi sono mantenuti segreti. Per fare un po' di ordine tra le società segrete sempre più popolari e numerose, interviene nel 1818 Filippo Buonarroti. Ad Alessandria nasce la setta dei sublimi maestri perfetti. L'idea è quella di creare una singola società segreta per coordinare l'intera Europa. Nella setta dei maestri perfetti ci sono tre livelli, ognuno con diversi compiti. Le carbonerie locali sono la base, legata al costituzionalismo. I sublimi maestri perfetti, a metà, sono destinati a perseguire obiettivi repubblicani. Infine, il gran firmamento, al vertice, ha l'obiettivo di totale uguaglianza tra gli uomini. Nonostante però tutta questa complessa organizzazione, le società segrete hanno un problema di fondo. Per non essere scoperte, non possono espandersi troppo. L'assenza di un ampio supporto popolare è un limite invalicabile per la carboneria, specialmente nel momento in cui tenta di agire contro l'assolutismo o il dominio straniero. Nonostante tutto, le società segrete non smettono di tramare, aspettando il momento giusto per colpire. Nel 1820, quel momento arriva. Il 1 gennaio 1820, a Cadice, il corpo di spedizione spagnolo destinato a sedare le rivolte scoppiate in Sud America si ribella contro Ferdinando VII, colpevole di aver riportato la censura e l'inquisizione in Spagna. Rafael de Riego guida la rivolta dei Comuneros, i carbonari spagnoli, e prende il potere. Viene così ripristinata la Costituzione di Cadice, o Costituzione spagnola, del 1812. La Santa Alleanza, dopo un'esitazione iniziale, decide che la situazione non può continuare. Per questo nel 1823 Luigi XVIII sarebbe stato incaricato di riportare la pace in Spagna. Le forze reazionarie avrebbero vinto rapidamente. Riego, sconfitto, verrà giustiziato il 7 novembre dello stesso anno. Nel frattempo, l'eco dei fatti di Spagna si propaga fino ai territori italiani. Il Regno delle Due Sicilie è dove tutto ha inizio. Il 1 luglio 1820, nella base militare di Nola, due giovani ufficiali si ribellano. Michele Morelli e Giuseppe Silvati guidano la rivolta. La sommossa si estende anche alla Puglia e alla Basilicata. I rivoltosi chiedono di accogliere la Costituzione di Cadice come carta del regno. A Napoli, la vecchia guardia napoleonica non aspetta altro. Il generale Guglielmo Pepe prende le parti dei ribelli. Ferdinando I è di colpo da solo.
Il re è costretto a promulgare la Costituzione spagnola. Si forma un governo liberale moderato, ma, come in Spagna, i democratici vengono esclusi. La confusione aumenta. Il 15 luglio 1820 scoppia a Palermo una rivolta. Lo spirito è quello indipendentista. La Sicilia vuole essere libera. Il moto separatista, non di origine carbonara, viene prima tollerato e poi soppresso dal governo liberale. Per questo il generale Florestano Pepe, fratello di Guglielmo, viene mandato in Sicilia per riportare l'ordine sull'isola. La complicata situazione napoletana non sfugge alle attenzioni delle potenze della Santa Alleanza. Nel 1820, a Troppau, in Moravia, Metternich convince i vari membri che è necessario un intervento decisivo in Italia. Nel congresso di Lubiana del 1821, anche Ferdinando I, nonostante fosse stato inviato dal governo costituzionale per chiedere l'esatto opposto, chiede di intervenire. La risposta degli stati reazionari è troppo forte. Le truppe di Pepe non possono nulla e il 7 marzo 1821, ad Antrodoco, vicino a Rieti, l'esercito costituzionale è duramente sconfitto. Nello stesso mese il governo cade e gli austriaci occupano Napoli, riportando sul trono Ferdinando I. Sarebbero rimasti nella capitale per controllare la situazione fino al 1827. Dal sud i moti si propagano in tutta la penisola. I liberali del Piemonte Sabaudo, della Lombardia austriaca, delle Romagne Pontificie e dei ducati di Parma e Modena sanno che è arrivato il momento di agire. In Lombardia i sublimi maestri perfetti a capo degli Adelfi si alleano con i federati, guidati dal conte Federico Confalonieri. Questa alleanza entra in contatto con i federati del Piemonte, raccolti intorno ai conti di Santorre di Santa Rosa e Cesare Balbo. Il Piemonte è un caso particolare rispetto al resto della penisola. L'obiettivo dell'aristocrazia liberale moderata è di supportare la Casa Savoia nella conquista di uno Stato italiano nel nord, indipendente da potenze straniere, non di rovesciare i regnanti. I moti piemontesi partono il 10 marzo 1821 dalla fortezza di Alessandria, seguita poi da Vercelli e Torino. Gli insorti, capeggiati da Santorre di Santa Rosa, contano sull'appoggio di Carlo Alberto di Savoia Carignano, giovane nipote del re Vittorio Emanuele I, il suo probabile successore. I ribelli formulano la stessa richiesta, la promulgazione della Costituzione di Cadice. Vittorio Emanuele I, piuttosto che cedere alle loro richieste, decide di abdicare. Ma il successore fratello di Vittorio Emanuele I, Carlo Felice, non è presente a Torino. Si trova infatti a Modena. La reggenza passa quindi a Carlo Alberto. Carlo Alberto, come prima cosa, promulga la Costituzione di Cadice nel Regno di Sardegna. Alla notizia, Carlo Felice denuncia l'atto come crimine orribile. L'Austria è chiamata ad intervenire. I liberali piemontesi tentano il tutto per tutto. L'8 aprile 1821 vengono sconfitti a Novara dagli austriaci e dai sabaudi, fedeli a Carlo Felice. Santa Rosa ripara in Francia, scegliendo l'esilio, mentre gli austriaci entrano a Torino. L'occupazione sarebbe durata fino al 1823. La Santa Alleanza ha vinto. I primi moti di rivolta sono stati prontamente sedati. Ma perché hanno fallito? Le sommosse sono state frenate dall'assenza di coordinamento tra i rivoltosi, dal coinvolgimento minimo della popolazione e dalle divergenze interne. Ma nonostante i fallimenti e le perdite, le condanne e gli esili, la lotta continua. Lo scontro è appena iniziato. Una cosa è certa. La repressione potrà fare a pezzi i corpi dei patrioti italiani, ma non potrà mai spezzare il loro spirito. L'Italia diventerà realtà, a qualunque costo.